scelta definitiva di chiamare il nostro master, il nostro gruppo di ricerca Medicina Moderna, è stato ispirato da un riferimento storico alla fisica moderna, l'arte moderna e la musica moderna. Il tipo di tradizione di cura empirica che abbiamo recuperato e su cui abbiamo concentrato la nostra attenzione è quella che un tempo si chiamava omeopatia. Dico che un tempo si chiamava omeopatia perché nessuno di noi è un omeopata. Io sono un internista, ho studiato a Londra terapia intensiva, medicina d'urgenza, ho lavorato nei trapianti epatici, quindi noi non abbiamo come estrazione culturale le medicine non convenzionali. L'aspetto affascinante del medicinale diluito, dinamizzato, così come noi chiamiamo quelli che la comunità europea, quelli che una volta si chiamavano i medicinali omeopatici, è che tutte le sostanze, l'ha scoperto Planck nel Novecento, emettono uno spettro elettromagnetico. Einstein aveva capito che si poteva quantificare questo fenomeno col concetto di fotone nel 1905. Successivamente Benvenisti in Francia, molto suscitando una grossa controversia e polemica nel mondo scientifico, disse che questo segnale elettromagnetico delle sostanze medicinali, veleni, tossici, quello che volete, può essere memorizzato e amplificato dall'acqua, e lo chiamò infatti l'idea della memoria dell'acqua. La ragione per cui noi ci stiamo specializzando nel dare un linguaggio, una veste scientifica ai medicinali diluiti, dinamizzati, è perché la fitoterapia, facciamo l'esempio del St. John's Wort, dell'iperico, sappiamo tutti che è estremamente efficace, ma l'iperico è molto difficile da utilizzare in un ospedale ad alta tecnologia perché ha due problematiche: le interazioni farmacologiche con moltissimi altri farmaci utilizzati dai colleghi specialisti per la stessa indicazione, e infatti l'iperico interagisce con gli anticoagulanti, l'aspirina, gli anticoncezionali, gli antibiotici, quindi è un farmaco meraviglioso in medicina generale, se volete fuori da un contesto ospedaliero molto intensivo, ma noi vorremmo utilizzare i medicinali diluiti, dinamizzato, in modo completamente integrato con la terapia più avanzata occidentale. Qual è la base teorica della medicina moderna? Molto semplicemente, noi abbiamo una stima sconfinata dell'esperienza clinica e dell'intuizione dei grandi omeopati, ma non utilizziamo né il loro linguaggio, né la loro rappresentazione dell'efficacia terapeutica, né il loro modo di rapportarci al malato. Noi siamo medici occidentali, usiamo la tecnologia, la più high tech è, meglio è, per verificare gli effetti biologici di quello che facciamo. Il punto è questo: io penso che ci siano due o tre problemi che creano opacità. Il primo problema è che la tecnologia attuale non è in grado di far vedere che cosa fa il medicinale messo dentro un flaconcino d'acqua sui granuli, e purtroppo, non essendoci una teoria sostenibile che spieghi l'effetto biologico del medicinale omeopatico, è stato detto di tutto e di più, quindi rischi una deriva spiritualistica o irrazionalistica, e parte della New Age è finita lì. Noi abbiamo sede, siamo ospiti e siamo molto grati al professor Boggetto perché ci ospita all'interno del Dipartimento di Neuroscienze. Le neuroscienze hanno finalmente capito che mentre negli anni 70 avevamo scomposto il corpo umano in tanti pezzetti e avevamo uno specialista e un dipartimento per ogni pezzetto, le neuroscienze oggi sono una specie di coinè, di possibilità di integrazione globale, di visione della malattia come tentativo di un organismo vivente in difficoltà di superare la malattia. L'aspetto importante, a mio avviso, futuro da sviluppare sarà la promozione della salute e la prevenzione. Posso prevenire quando il bambino, in quella fascia d'età in cui il suo sistema di risposta all'agente infettivo non è ancora maturo, posso prevenire, impedire che ogni due mesi abbia l'otite media o la tonsillite, anziché ricorrere tutte le volte al cortisone, l'antibiotico e l'antinfiammatorio. Posso modulare la sua risposta con dei medicinali innocui e soprattutto, in questo momento molto preciso, con delle terapie estremamente meno costose delle terapie tradizionali. La Global Health
invece è nata come conseguenza di questo di questa presa di coscienza, cioè se noi invece anziché parlare di malattie per cui abbiamo la magic bullet che all'ultimo momento aggredisce o cerca di fermare il processo patologico, parliamo di prevenzione, di promozione della salute, di prevenzione, allora entra in gioco un altro tipo di problematiche che sono il ruolo che l'alimentazione, che la filiera produttiva alimentare ha per la salute, e sono contento che la Repubblica mi ha definito il Carlin Petrini un po' della salute. Mi piacerebbe inventare lo slogan Piemonte o Asti o quello che volete voi, Regione della Salute.